prima faccio studiare come si fa l'anticipo, banalizzo, e poi come si fa ricerca una discarica seppellita. Il che vuol dire che avremo meno tempo. Noi, io da bambino, tra virgolette, ho studiato il diritto dell'ambiente. Se devo prima studiare altri diritti e poi quello dell'ambiente, sicuramente sarò meno esperto nel diritto dell'ambiente. È banale, no? Quindi io non so se è opportuno, in considerazione che peraltro l'Unione Europea è uscita la settimana scorsa dicendo fate come l'Italia, costituite tutta l'Unione Europea, si costituisca con una serie di polizie ambientali. Noi ci dobbiamo distinguere. Grazie. I rifiuti che quindi state scavando a Cal di Risorta non sono soltanto i rifiuti che erano stati depositati dalla Pozziginore, anche se presto per dirlo, ma presumibilmente, visto che sono rifiuti di varie tipologie, quindi non legati soltanto alla produzione di vernici o di sanitari, che erano l'attività della Pozziginore, si potrebbe pensare che ci siano state anche altre fabbriche, aziende, magari da altre parti d'Italia, che sono venute a scavare lì, o è presto per dirlo? Allora, prima di essere arrestato vi dico un no comment, tra l'altro c'è pure un giudice qui, per cui, sì, ho capito, però io comunque mi preoccupo, cioè a parte le battute vi dico, non vi posso dire gli elementi investigativi, è una domanda molto interessante, io vi dico che è una discarica di 25 ettari per 9 metri mediamente di profondità, che è passata di mano in mano, perché poi la Pozziginore è fallita e nel frattempo poi sono intervenuti altri soggetti. È una discarica molto grande, stiamo trovando tantissimi rifiuti di origine industriale. Lascio alla vostra intelligenza le altre considerazioni che per motivi di segreto istruttorio non posso riferire. Vi dico però una cosa interessante, questa è perché ho dimenticato di dirla prima, su Casal di Principe. Guardate che la discarica di Cal di Risorta in questo momento è sotto la direzione investigativa della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, quindi la cosiddetta Procura Ordinaria, via. Quell'altra, Casal di Principe, è distrettuale, direzione distrettuale antimafia.